Abbiamo organizzato questo convegno per informare la gente sulla malattia fibromialgia. I malati di fibromialgia soffrono parecchio e noi come associazione facciamo del tutto per aiutarli, per sostenerli. Questo convegno è uno tra vari altri che sono organizzati dalla Reuma Liga e dal Servizio Aziendale di Reumatologia. È importante discutere anche sulla fibromialgia, una sindrome poco nota nella popolazione ancora, però dove c'è aiuto. La fibromialgia è difficile da trattare, però ci sono sempre nuovi sviluppi nella terapia dolore e quindi c'è una speranza che prima o poi c'è un aiuto per i pazienti. La fibromialgia è forse sconosciuta dai medici di base, però anche dai pazienti, per cui i pazienti entrano in terapia abbastanza ritardata e soffrono per lungo tempo di dolore cronico, di quel dolore cronico diventa poi una malattia a se stessa. Direi che è un piacere per la Casa di Cura ospitare sempre da 5 anni a questa parte il congresso della fibromialgia. La fibromialgia è nata come una patologia poco conosciuta e poco considerata da tutti. Oggi assume un significato assolutamente diverso, molto più importante, e noi siamo veramente soddisfatti di poter collaborare con l'associazione. Abbiamo visto insieme nella relazione quanto la cannabis terapeutica potrebbe essere utile nel trattamento del dolore, non solo per la fibromialgia, di quanto questa sostanza venga in realtà utilizzata da millenni, quindi si parla di un iniziale utilizzo, una documentazione che parte da 5.000 anni fa come prima testimonianza dell'utilizzo di cannabis contro il dolore, e di quanto adesso questa possibilità terapeutica torni alla ribalta in associazione ad altre terapie, naturalmente, altri farmaci, altre misure fisiche o quant'altro. Sicuramente può avere un effetto benefico, ci sono però dei grossi problemi su più versanti, diciamo. Da un punto di vista è assente una letteratura scientifica che convalidi la funzione terapeutica della cannabis, nonché anche gli effetti collaterali della stessa. Quindi in realtà quando viene prescritta non si può sapere bene se questa funzionerà, come funzionerà, se avrà degli effetti collaterali. Ci ritroviamo qui oggi a ospitare ancora una volta, insieme alla Reuma Liga, questo importante evento, un evento molto sentito dalla popolazione e richiesto proprio dalla popolazione, che va a trattare un tema particolarmente sensibile come quello della fibromialgia. Oggi la fibromialgia non viene trattata diffusamente in Italia. Ci troviamo a essere in collaborazione con la Reuma Liga, una delle poche realtà nel nord Italia a coprire proprio questo tipo di problematica, e è proprio attraverso convegni come questo che si può sensibilizzare la popolazione e anche i decisori pubblici nell'ottica di investire maggiori risorse proprio per andare a dare risposte ai cittadini che ne soffrono.